Quest'anno abbiamo definito gli spazi e le aree che verranno destinate alla somministrazione estiva per il periodo quindi che va più o meno da giugno a settembre. In linea di massima è stato, mantenuto lo stesso protocollo e le stesse aree definite l'anno scorso e quindi i tre spalti di Città Alta, San Giacomo, Sant'Agostino e San Michele. Quest'anno Goesis ha una variabile che può essere un'opportunità in più, quella di gestire anche congiuntamente o disgiuntamente, oltre che il piazzale, anche il chiosco di proprietà comunale che ha gli allacciamenti necessari per poter fare servizio sul parco. Il parco della Trucca è l'unico che rimane in sospeso perché verrà definito in una successiva direttiva di giunta per fare approfondimenti rispetto al problema assolutamente attuale e importante dei parcheggi e anche quindi alla mobilità e soprattutto anche alla presenza da quest'anno del nuovo ospedale. Quindi l'intenzione dell'amministrazione è quella di consentire una piccola somministrazione non rumorosa. Piazzale Alpini ha un percorso ogni anno un po' differente, non viene messo a bando come d'altronde anche l'anno scorso abbiamo fatto così. Abbiamo degli accordi almeno preliminari per consentire appunto alla festa di Quartiere Malpensata di utilizzare e di fruire dell'intero parco durante la loro festa. L'istituzione della navetta che verrà fatta anche quest'anno e anche purtroppo sugli spalti di San Michele dovrà essere per forza istituite le reti per salvaguardare i residenti che abitano sotto le mura e quindi con tutti questi protocolli che guardano l'attenzione per i cittadini.